Noi come Comitato per il No ci siamo mobilitati soprattutto perché questa riforma, che tanto viene lodata soprattutto dalle forze governative, quindi dal PD in particolare, limita notevolmente la democrazia del nostro Paese. E lo fa come? Lo fa attaccando l'intero impianto normativo per introdurre nelle nostre istituzioni una forma di premierato forte. Una forma di premierato forte che tramite la legge anche elettorale, che di riforma della legge elettorale, che deve essere comunque letta di concerto con la legge della riforma costituzionale, e porta ad un risultato molto negativo in questo senso. Il Senato non verrà eliminato perché sappiamo tutti che l'intera macchina burocratica rimarrà così com'è, i costi, e non è vero neanche che si supera questo bicameralismo paritario come ci vogliono far credere dalle forze di sinistra, in quanto basta leggere l'articolo 70 che ci dice che comunque il Senato avrà competenze legislative, quindi su alcuni argomenti, non su tutti, ma ancora continuerà ad avere il suo potere legislativo. Quindi in realtà questo punto è facilmente smontabile.